recensione più o meno, una cosa del genere, vieni qua, una cosa del genere, che praticamente si tratta di una collaborazione che abbiamo fatto con un sito che ora vi diciamo. CNC Direct, però le ulteriori informazioni come al solito le trovate giù nell'info box. Noi abbiamo, lui ci ha dato un budget da comprare le cose, da scegliere cose, da scegliere delle cose. E ci sono arrivati questi enormi tre sacchi. Cominciamo da quello che secondo me è quello di Giulia. Abbiamo preso anche le forbici, no, aspetta, tieni. Secondo me, posso romperlo? Non potresti aprirlo, magari, cioè, non... No, apri da qua. Ci riesci? Posso tagliare? Vado? Posso zaghitare? Zaghitare. Scusate, ragazzi. Tu fai qualche battuta. No, andiamo avanti. Mi rompilo. Basta. Sì, aspetta, per non rompere il pacco. No, è per Giulia una sorpresa, quindi glielo cacciamo noi, chiudi gli occhi. Aspettate ragazzi, anche Giulia lo vuole vedere, ma noi glielo facciamo vedere. Oddio. Ta-da! Io sono Babbo Natale, tieni. Allora, questo lo lasciamo un attimo da cassino. È sei grande. No, è così. Allora, l'apriamo? Lo apriamo, dai. Ma doveva essere grande. Va bene, bello, è così, in realtà. C'è dalla foto. Oh, mamma mia! No, io sono Babbo Natale. Vabbè, comunque aspetta, fatelo levare da me che tu rompi qualcosa qua. Giulia. Rompi qualcosa. Lo so, Giulia, posso aprirlo io. Allora ragazzi, questa comunque, ora ve la apriamo e vi facciamo vedere com'è. Vabbè. Mi dispiace un po' che è piccola, ma... Non è piccola, Giulia, invece è bella. Bella, però mi è dispiaciuta un po' perché la vedevo grande, ho detto vabbè, mi piacciono tanto le tasse. Babbo Natale, apri tutto. A lei va qui. Ma è Babbo Natale un po' dipinti. Sì, hai visto? No. Dopo te lo faccio vedere. Ragazzi, ma c'è il cinese, cioè i giapponesi, i cinesi americani, aprono così, cioè incassano così bene la roba. Allora, già si è sganciato qualcosa. Vabbè, questa è la scatola. Ma tu devi avere le pile. Vabbè, no. Sì. No, è finto. Vabbè, praticamente questo è quello là che... Aspetta, amore. Eccoli. Ecco, aspetta. Togli. Giusto, le cose da sotto. Poi io mi ricordo che quando ero piccola sti cose dicevo mamma sono troppo difficili. Cioè sono troppo scena. Vabbè. Allora, qui dentro, signora, io mi sono comprata questa. Mi sono comprata, signora. Lei ha deciso che quando giocheremo sì, dovrà fare lei la negoziante, altrimenti non gioca. Scusa, è mia la parte. Infatti è sua e deve fare tutto lei. Vero? Sì. Aspetta, amore, ti è caduto tutto qua. Cioè, te l'ho fatto vedere tutto io, però non lascio perdere. Guarda la carta di credito che E falli vedere nel frattempo. Questo? Io vado. Questo qui. Poi i soldi. No, aspetta. Eccomi. Spero che mi vedete. Dove è stata la forbice? Dove è messa? Le forbici. Dove è messa? Hai visto le forbici? No. Dove le ha messe? Una patata. Ecco qua. Una carettina. Guardate. Va bene. Allora, ora vi faccio vedere cosa mi è uscito nel carrellino. Io ho comprato questa roba qui. Allora, ho preso... dello zucchero. Spero che si veda, perché non mi sto guardando. Del latte. Poi, signora, io ho preso anche del caffè. Poi ho preso dei biscotti al cioccolato, con le scaglie di cioccolato. Ho preso una banana, perché mi piacciono le banane. E
un limone, che adoro il limone, questo veramente. E poi la cassetta, vabbè, questa la facciamo vedere così, poi dopo ce la vediamo dopo. Amica! No, Giulia, mo ci viene troppo tempo. Vabbè, tu lascia tutto questo da parte. La cassa è questa piccolina. Questa non ci ricordiamo su quanto ci è venuto, però. Va bene, ora serve Babbo Natale ancora qui. Serve Babbo Natale? Sì. Bravo. Chi è Babbo Natale tuo? Margherita. Ora però Babbo Natale esiste, ragazzi, vi dico. Ah, questo. Così ancora. Oddio! Allora, ora vi faccio vedere. Tu! Babbo Natale apre. Tieni delle uova, zitta tu! Allora, praticamente, aspetta che stai già partendo. Stai partendo col verso sbagliato, vieni qua! Oh. Vabbè. Vabbè, praticamente, sono dei cospi, smette tipo le uova e schiacciano, cioè, escono le uova, cioè, capito? Schiacciano poi, vabbè. Ed escono queste uova. Aspetta, scoccino, lo vuoi levare scoccino? Aspetta, no, e apri a scatolina, quindi non lo distruggi. No, posso prenderne una? Dio, fa impressione questa cosa. Davvero? Schiaccia. Come si aprono? No, si rompono. Com'è? Fa vedere. Vabbè, poi capiremo le istruzioni. Comunque questo non è una. Vabbè, dopo te le sistemi, dai, che c'è altra roba da Babbo Natale. Tieni. Babbo Natale mi fa. Ultima cosa di Babbo Natale. Tu mi hai comprato solo questo. Lo so, è Babbo Natale che ha preso pure questo. Dopo vedrai il resto. Aspetta! Non uscire fuori di testa prima che te lo apro. Io ora mi rompo le mani tipo per la prima. Ma io non aspettavo di più, però. No, dai, giù. Dai, Babbo Natale ha fatto il suo meglio. Non si cavolo, lo apre. Vabbè, io sono Babbo Natale quando non è Natale. Ah, qua! C'è ancora da quest'altra parte. No, ti giuro che c'è ancora da quest'altra parte. Se esce. Olè. Spaccata, ho rotto anche le forbici. Le stavo per rompere, però. Ok, si dovrebbe aprire una. Aspetta, è tipo una cosa di te che Giulia ha detto Lalle, io ci voglio giocare con te, vero? Aspetta. Posso aprire? No, fai girare tutto sotto. No, perché sta tutta la plastica. Babbo Natale sa aprire anche. Ma che forza che ho, ragazzi. Babbo Natale, Margherita in bacino. Madonna. Ecco. Oddio. Tu stati ferma. Stati ferma. Ecco. Tesset. Allora, aspetta, prima che ti cadere tutto. Oddio. Oddio. E dai. Il tesset tipo questa roba qua. Poi non li apriamo qualche altra volta. No, adesso escono. Li vogliamo aprire? Andiamo. Aspetta. Ci riuscirà Babbo Natale a aprire? L'aprito. Ho aprito. Vabbè. Biscotto. Brava la scema, guardatela a prendere ora. Ketchup. No, ciliegia. Succo alla mela. Qua forse ci metterò. Gelato del McDonald's. Ecco. Buono, mi piace tanto. Questa ciambella troppo figa. Poi abbiamo un budino. Cos'è? Poi abbiamo il coso qua. Un altro. Un gelato. Un cornetto. Le ali di pollo. La barretta di cioccolato. Un altro cioccolato. Vabbè, ora basta. Vai, mettiamo tutto dentro. Aspetta, non ci butto pure le cose qua dentro. Limone. No, butta tutto. No. Raga, stai buttando spalle a tutti. Scusatemi. Però devo
ora basta, dai, che Babbo Natale è finito, tocca a Babbo Natale Marghe. Sì, ma Babbo Natale Marghe. Sì, faccio. Dai, mi sta facendo solo girare. Giulia, dura un'eternità se non si muove. Va bene, mentre tu ti posi la tua roba, io apro questo tappo. No, devo metterlo io, sono io Babbo Natale Giulia. No, io sono io Babbo Natale. Sono io Babbo Natale Giulia. Chiudete gli occhi. Muoviti però. Eccoti qua. Oddio, com'è piccola. Sei bellissima. Qua. E dai, ma vuoi aspettare però? Sì. Grazie. Allora, io ho ordinato una cacchina degli emoji, che è un peluche. Se ti apri magari. Ok. È bellissima, io ti adoro. Ok, è bellissima, questa resterà per tutto, con tutto il mio cuore, cioè io l'adoro. Bene, lasciamo di queste. Allora, questi ce ne dovrebbero essere due. Sì, appunto. Allora, questi sono dei leggings che praticamente io e mia mamma abbiamo fatto un ordine insieme di questi leggings. Visto che in inverno non abbiamo mai leggings da mettere, allora ci siamo presi dei leggings. Allora, mia mamma se l'è preso uguale al mio. Però ve ne faccio vedere tipo uno. Io ne ho preso tipo taglia S. Dai, però non devi spiegare, devi solo volevo dire. Non è un legging. Beh, è un legging. Aspetta. Così. Scusa, non mi piace tanto. Non so se sì. Va o no. Vabbè, comunque questi cosini sembravano più belli. Forse addosso stanno meglio. Allora, andiamo avanti. Giulia, no, non aprire ancora. Lascia in mezzo. Vabbè, comunque due leggings molto semplici, che il tessuto però non mi piace. Magari addosso stanno meglio. Babbo Natale vuole le forbici. Allora, ragazzi, andando avanti, troviamo anche questa. Questa l'ho presa sempre io. Sì, perché... Sì. Ragazzi, io non mi ricordo gli ordini, mi ricordo soltanto la cacchina e i leggings. Ma io adoro questa cacchina, è troppo figa. Allora, questo è il maglione. Oddio, che bellina! Che bella, come morbido. Questa andrebbe pure alla tua. No, va a me, bella. Però assomiglia. Ah. Vabbè, questa, molto bella. Spero che si veda. Fa di latte. Perché è gigante. Latte però. Scaduto. Vabbè, a parte questa, andando avanti, perché, cioè, ragazzi, io sono troppo felice. Chissà cosa ci sarà di altro. Cos'è questa cosa? No, non è tu neanche. Dammi le forbici, Giulia. Tu ce li hai? No, non ce l'ho. Ma cos'è questo coso? Forse sono quei LED. Poi noi, mi ricordo cosa anche dei LED che abbiamo preso. Cosa sono? Per la notte. Quelle faccine, penso che siano quelle, sì. Ah, sì. Vabbè, ragazzi, comunque mi ricordo che abbiamo preso delle tipo emoji, faccine. Cioè faccine. Forse quelle. Sì, due. Allora, una per te e una per me. Aspetta, non so, io non mi ricordo quella che ho preso. Forse sono uguali, boh. Che praticamente si illuminano. Aspetta, sono uguali? Sì, sono uguali. Sì, sono uguali. E praticamente tu la sera, non so se si noti tanto, vabbè, praticamente tu la sera li accendi e ti fanno la luce. Sì, la luce. Io queste le adoro. Avevo pure un'altra cosa, tanto tempo fa, di queste cose, però non era proprio a faccina, era tipo un fantasmino. Ed era troppo bellino e si accendeva. Cioè, però vabbè, lasciamo perdere e andiamo avanti. Chissà cosa ci sarà. Questo è mio, questo è mio, sì. Forse questo è mio, non mi ricordo. Dai, mi devo comprare anche un vestito. No, quello è il mio.
Vabbè, non lo so questa di chi è. Taglia, aspetta. Taglia, boh. Vediamo. Non c'è scritto. Ah, L, quindi forse è di mia mamma. Ma che vada, la metto io. Scema. No, è mia. Mamma se l'è presa tipo gialla. Boh, non mi ricordo. Vabbè, questa. E questa è gialla. Bellissima, tipo stupenda. Ora c'è qualcosa in alto. Oh, no, ne abbiamo preso altre due. Di cosa? Questi lumini. Oh, che figata! Ragazzi, noi adoriamo i lumini. Cos'è il mio lumino? Vabbè, tanto dopo quando mettiamo. Ma non trovo più il mio lumino. Giulia, quando mettiamo a posto si trova. Qua, sia uno, tre. Sono uguali. Sì, sono tipo identici, però non so niente. A parte che non sono identici. Vabbè, ragazzi, sì, sono uguali. Vabbè, noi adoriamo queste cose. Cioè, così. Eccolo. Sono uguali. Bellissimo questo colore. Vabbè, forse fanno colori diversi, praticamente. Vabbè, io li adoro, tipo stasera li uso tutta la notte. Pure se si dovrebbero scaricare, non me ne frega. Ma sei scema? Allora. Ultima, che questo ora me lo ricordo. Questo è taglia S, quindi è mio. Io ho messo S, sì. Lì c'erano solo panni per grandi, infatti io non ho preso niente di panni, ma tanti giocattoli. Ma bello, questa, sì, questo gioco da piccolino. Bellissima! Bello. È tipo, come si chiama? No, non mi ricordo il nome, lo conosco questo. Però non c'è bisogno di educare. Vabbè, ragazzi, è troppo facile. Ma mia codice. Perché la mia? Ma mia codice. Dove sta? Dove l'ho messa? Ecco, sto uscendo fuori di testa. Aspetta. Allora, questo cos'è? Cos'è? Questo cos'è? Cos'è qui? A te, non cazzare tutto. Cos'è questo? Ah, questo l'ha preso mia mamma e taglia patatine. Aspetta, giù, stiamo prendendo questa cosa. Che carino. Questo non è proprio quello. Ma cos'è? No, questa me la porto in vacanza, tipo. Cioè, no. E questa? Che tipo ha questo coso, fa freddo, cioè quando fa freddo, e tipo ha le orecchiette da... Oddio ragazzi, è troppo bella. Bellissima. Caldissima poi. Poi. Andiamo avanti e troviamo questa. Questa pure è mia. Però non ricordo. Allora. Questa pure, sì. Questa. Oddio, ma quante felpe belle. E questo? Troppo figo. Ti taglia patatine. L'abbiamo presa nostra mamma. È meglio. Fino. Non si rapide, maledetta. Un piccolo baulino. E l'estate. Queste più ne metti hai la possibilità che ti esce da fuori sto posto. Allora, ma come si mette? Allora, e vabbè, questo. Comunque mi dispiace, no. Vabbè, ragazzi, questo era il video. Spero che vi sia piaciuto e noi sicuro useremo tutte queste cose. E bene, alla prossima, ciao! Ciao.